Allora, Riccardo Felicetti ci parla della novità I Cappelli, la nuova linea che si aggiunge alle tre linee già presenti sul mercato. Che cosa ci può raccontare di questa novità? Che è un grano italiano, che è un grano storico, che è un grano molto importante per l'agricoltura italiana, che è biologico, che viene da un territorio straordinario come la Murgia, che viene abbinato con un altro straordinario territorio per quanto riguarda l'acqua, che è quello delle Dolomiti, dove noi siamo. Il grano lo puoi trasportare, lo puoi conservare, lo puoi anche in qualche maniera miscelare. L'acqua invece la puoi usare solo dove sgorga, ed è per questo che i miei antenati, i miei genitori, i miei nonni hanno deciso di rimanere nelle Dolomiti. È un grano che non ha un alto tasso proteico, è un grano che non ha tanto indice di glutine, però è un grano vero, è un grano reale con una spiga alta 1,5 metri e quasi 2 metri di radici, e va a prendersi nutrienti dove ci sono nella terra senza bisogno di essere stimolato dalla superficie. Ed è per questo che un po' andando in controtendenza con quelli che sono gli usi e le abitudini moderne o degli ultimi 20 anni, noi riteniamo che la pasta buona non sia fatta solo di grani ad alto tenore proteico, ma sia fatta di grani veri e di una grande capacità del pastaio. E questa secondo noi è la cosa più importante, e oggi proprio con questa volontà di controtendenza che un po' ha contraddistinto negli ultimi 20 anni la nostra azienda, ripresentiamo questo straordinario grano storico italiano sul mercato. E con queste materie prime di qualità eccezionale, che cosa ritrovo nel piatto? Ritrovi due territori, ritrovi la purezza e la schiettezza di due territori che sono probabilmente non molto uniti e non molto simili nell'immaginario collettivo, ma che invece lo sono per la bellezza delle aree e per la schiettezza delle persone che lavorano lì. Noi testoni come solo i montanari sanno fare, caparbi e pieni di volontà, e gli agricoltori della Murgia, pugliesi e della Basilicata, che sono altrettanto coerenti e consci di quello che hanno in mano, una grandissima responsabilità nel rispetto del loro territorio. Qui Identità Golosa in particolare avete avuto come ospite allo stand Scabin, ma collaborate di frequente con chef di alto livello. Come si struttura questa collaborazione e qual è lo scambio reciproco, insomma, di elementi? È uno scambio di esperienze sostanzialmente, e secondo me è come affidare la tua macchina a un pilota bravissimo o a alcuni piloti, ognuno dei quali riesce a comprenderne le differenti caratteristiche, consigliandoti sulla via migliore per modellare al meglio il tuo prodotto. Questo è un prodotto che ha vissuto 5 anni di sviluppo, il Cappelli, e in questi 5 anni abbiamo avuto collaborazioni con diversi cuochi e anche con dei sommelier per andare a valutare quali erano le caratteristiche basilari del prodotto, addirittura scegliendo un territorio, quello delle Murge, tra tre, quello maremmano e quello marchigiano, perché i nostri consulenti, i nostri collaboratori, oltre a noi della famiglia, abbiamo individuato nel terreno della Murgia il terroir migliore per questo grano. Ovviamente normalmente terroir è una parola che si usa per il vino, noi addirittura ne abbiniamo due, il terroir del grano al terroir dell'acqua. Ed è ovvio che persone che hanno a che fare tutti i giorni con la cucina, col palato, con le risultanze gustative, sono i nostri partner migliori per raggiungere questi risultati.